Presidente Baccarini, siete al Consiglio nazionale di FIAIP, è anche l'occasione per parlare delle proposte della federazione. Fra queste c'è il Piano nazionale per l'immobiliare e altre che voi auspicate che entrino nella prossima legge di bilancio. Sì, noi innanzitutto puntiamo appunto su un piano nazionale sull'immobiliare che è incentrato prioritariamente su una riforma strutturale organica della fiscalità immobiliare, attraverso una riduzione e un riordino della stessa. In particolare sono tre le proposte molto pratiche e concrete. La prima è quella di introdurre delle forme di deducibilità di IMU e TASI, sia per le persone fisiche che giuridiche, quindi si pagano nell'anno corrente ma si deducono dalla dichiarazione dei redditi nell'anno successivo e questo consentirebbe appunto un recupero, diciamo, fiscale, quindi un invito all'investitore a acquistare la casa. In secondo piano noi abbiamo la possibilità, attraverso un riordino della fiscalità, di introdurre IMU, TASI e TARI, accorparle in un'imposta unica sulla casa, da pagarsi proporzionalmente alla qualità e alla quantità di servizi erogati in loco. E infine la flat tax, cioè la tassa piatta, la cedolare secca per tutte le tipologie di contratti in ambito locativo. Ecco, poi in questo contesto voi vi augurate anche che ci sia una liberalizzazione degli affitti. Sì, noi auspichiamo una riforma sulle locazioni che oltre a prevedere la flat tax, quindi la cedolare secca al 10% per tutte le tipologie dei contratti di locazione, prevediamo anche che il contratto di locazione sia a titolo esecutivo, cioè quindi faciliti il reintegro nel possesso per le locazioni ordinarie. Come diceva lei, la liberalizzazione della durata dei contratti di locazione, soprattutto quelli commerciali ma anche quelli residenziali, e poi una tutela, un monitoraggio del segmento delle locazioni brevi, cosiddette anche locazioni turistiche, che siano sì monitorate, sì salvaguardate, ma nello stesso tempo, ecco, che non sia un accanimento di balzelli, oneri e tasse, soprattutto a livello regionale, su questo segmento che sta riportando l'investitore ad acquistare l'immobile, quindi a rilanciare il mercato immobiliare.